Il bello e il cattivo tempo, siamo all'Off-Off Theater a qualche minuto dal debutto di Roma Caput Mundi, tutta una serie di giovani attori e siccome loro sono giovani, io sono vecchio, non mi ricordo il nome di ognuno, li lascio presentare e parlare dello spettacolo. Valerio Di Benedetto. Giovanni Franci, non sono attore, sono regista. Regista. E Riccardo Pieretti, attore, non regista. E Fabio Vasco. Senza tenerlo vicino alla bocca, okay. Perché tanto questo funziona, e facciamo parlare il regista che ci racconta. Perfetto. Questa Roma Caput Mundi, poi insomma, da come siete vestiti si capisce. Ah, sì, non l'abbiamo fatto apposta comunque. Sì. Racconto. Lo puoi raccontare, tranquillo, liberamente. Non dire il finale magari. Allora, è una storia. Guarda, non vorrei essere invadente, cioè abbiamo 3 minuti. Ma qui non è una, come se fosse una, poi montate. No, è sì, buona la prima, quindi vai. Perché allora cominciamo a far parlare gli attori. Okay. La rifacciamo. Valerio, no, così bellissimo. La mandiamo così, Valerio. Allora, raccontiamo una periferia romana, principalmente Roma Sud-Sud, quindi partiamo da Ostia, Cilia, per arrivare poi a Monteverde, il centro di Roma, e raccontiamo un disagio a cui si lega poi una voglia di appartenenza a qualcosa. E raccontiamo appunto un movimento, un'ideologia di estrema destra, legata appunto a... Andiamo a cercare le motivazioni spesso di queste... di alcune azioni o di alcune ideologie, già l'abbiamo detto, però il fatto che succedano certe cose, come abbiamo portato per esempio lo scorso anno l'effetto che fa, cercando le cause di quell'effetto, anche qui cerchiamo le cause di questi effetti, di queste teorie, di questi modi di agire, di comportarsi e di vivere e di relazionarsi nella società. Bene, Valerio, pare che abbia detto tutto. Io al massimo posso dire che dal punto di vista tecnico Roma Caput Mundi è uno spettacolo, attorialmente parlando, molto interessante. Speriamo che lo sia anche ovviamente per chi ci venga a vedere, perché ci ha dato la possibilità di esplorare delle persone, quindi dei nostri personaggi, totalmente all'antitesi con quello che poi in realtà ognuno di noi è e nel quale ognuno di noi si riconosce, e quindi al tempo stesso ci troviamo nel paradosso di, almeno parlo di me, di odiare Riccardo Ludovisi, che è la persona che io interpreto, e al tempo stesso divertirmi come un matto a farlo, perché è proprio questa la cosa divertente poi alla fine, interpretare proprio chi ti sta diametralmente all'opposto. Aggiungo un'ultima cosa: non è solo uno spettacolo che racconta una forte inquietudine di questi tre ragazzi, ma anche una fragilità, una solitudine che li unisce, e li unisce in branco, e poi capiremo perché si muoveranno in branco e cosa faranno. E, detto questo, io interpreterò Fabio Narducci e lascio la parola a Giovanni Franci. Che ci fa il lancio. Lancio, in realtà volevo allacciarmi a quello che hanno detto loro, scusami. Perché a me interessa, perché mi hanno fatto, insomma, a noi, tutti quanti noi, ormai siamo una compagnia nel vero senso, non siamo contro quelli che sbattono il mostro in prima pagina, se non descriviamo i brutti, sporchi e cattivi, non ci interessa, è chiaro, sono dei personaggi sbagliati dalla alla Z, ma ci mettiamo nei loro panni per capire... Facciamo quello che non fanno per esempio persone che hanno un atteggiamento di ideologia fascista, che hanno una maniera rudimentale di reagire ad un problema. Reagiscono con la maniera più rudimentale e semplice che esista, senza interrogarsi su loro stessi. Noi ci siamo messi nei loro panni per provare a fare questo, insomma. Sì, non c'è giudizio, fondamentalmente non c'è giudizio, nonostante siano personaggi totalmente lontani da noi o bene o male non ci appartengono nel nostro quotidiano, non giudichiamo quello che succede, lo facciamo, e nel farlo cerchiamo di capire le motivazioni. Questo penso sia la potenza di questo testo, come lo è stato poi anche per l'effetto che fa. Non andiamo... Non giudichiamo, se posso, Valerio, non giudichiamo, ma neanche giustifichiamo. Sì, perché certo, poi dopo, dietro a qualsiasi
disagio che qualsiasi persona possa aver incontrato nella propria vita, noi possiamo reagire in maniera molto differente, possiamo appunto reagire come fanno i nostri tre personaggi che poi andiamo a fare, o essere Madre Teresa di Calcutta. Ora non dico che bisogna essere Madre Teresa di Calcutta, però insomma dall'uno all'altro c'è in mezzo tanta roba. Sarete in scena all'Off of Theater, il giudizio quindi lo lasciamo al pubblico che viene dal 12 al 21 ottobre. Non potete mancare, vi aspettiamo. Ciao.